Krusty, come te la passi? Sono piuttosto preoccupato per il futuro. Tu come te la passi? Beh, sei stato in TV molto più tempo di me, ti sarei messo da parte un bel gruzzolo, eh? Già, li comprano ancora i capelli umani giù al negozio di parrucche. Krusty, vuoi restare a cena? No, grazie lo stesso. Peccato. Stasera i miei ospiti saranno Wilbur Smith e dallo zoo di San Diego, John Embry. Oh, Kyle, penso di non riuscire a inserirmi qui a Merrill's Place. Da ora in poi, tesoro, sarò io a pensare per tutti e due. E il prossimo? Forza, stupido cavallo! Appuntate i miei ultimi $10 su di te! No, non guardarmi! Corri, no! Non venire qui! Oh, smaramba! Ed ora è il momento di un'altra burla telefonica ideata da Gabbo! Ah, queste cose mi fanno morire! Non posso crederci, questo scherzo l'ha fregato a Krusty! Come Krusty l'ha fregato a Stivalle? Oggigiorno è tutto un frega-frega. E sapete, il fax non è altro che una bistecchiera con sopra attaccata una cornetta. Sta suonando. Pronto, parlo con Krusty. Siete quelli di quel porno film che ho ordinato. Sentite, ero un tantino agitato quel giorno, ma sono un uomo a tutti gli effetti. No, la presento ditta giapponese macchine fotografiche. Vollemmo offrirle $2 milioni per interpretare le spot televisivi. Wow, io davvero interessato. Spero di non averla offesa. Ne ho bisogno come il pane. Tanto bisogno da colpirsi sulla testa col telefono. Può dirlo forte. Dai, dai, sanguino. Sta a sentire, se non sei Steve Allen allora ti sei fregato il mio scherzo. Qualcuno dovrebbe rovinargli la carriera come lui l'ha rovinata a Krusty. Le ingiustizie non fanno giustizia, Bart. Invece sì. Invece no. Invece sì. Invece no. Invece sì. Mamma! Due ingiustizie fanno giustizia, Lisa. Ah, dottor professor chirurgo Morgan, lei ha la ricetta per il raffreddore comune. Torneremo dopo questo spot per la linea aerea Gabbo. E stop! Questo terrà bada quei piccoli figli di buona donna. Gabbo, silenzio. Oh, non vorrei offenderli, quei piccoli figli di buona donna. La devi smettere di chiamarli così. Ehi, che c'è di tanto divertente? Me lo dici? Ecco, beh, sicuramente non ti interessa, è troppo rozzo. Beh, io sono abbastanza rozzo. Qualcuno ha fatto un disegno osceno nella toilette degli uomini. Non posso perdermelo. Tutti i ragazzini di Springfield sono dei figli di buona donna. Il linguaggio di Gabbo non può essere tollerato né in TV né fuori. Ecco la mia opinione. Questo terrà a bada quei figli di buona donna. Che diavolo! Oh no! Mi abbasso i pantaloni per cibo. Stai guadagnando qualche soldo. No, finché quello lì si esibisce gratis. Quella cavalla lì non è la stessa più, non è la stessa più, non è la stessa più. Oh, 35 anni nello spettacolo e già nessuno si ricorda di me. Proprio come... quel come si chiama? E chi era quello? Sai quel tizio che portava sempre la camicia? Bing Crosby. Lui. Wow, non sapevo che conoscessi Luke Perry. Oh, conoscerlo? È il mio fratellastro indegno. È una grande star della televisione. Già, alla Fox. Elizabeth Taylor. Beth Midler. Beth ed io avevamo un cavallo da corsa, l'Arciume. Ehi, Bart, se tutte queste star partecipassero ad uno special insieme a Krusty, potremmo riportarlo sulla cresta dell'onda. Ah, ecco la mia agendina. Andate a scovare quelle star. Non sarà facile, ma riconquisterò la TV con le unghie e con i denti.